Il lato viola del ring e Lariatto presentano Un Lariatto al giorno. Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con Un Lariatto al giorno. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, e sono qua anche oggi per parlarvi di qualcosa che riguarda il mondo del puro reso. Sono qua tutte le mattine alle 8 su Spotify oppure su YouTube, a seconda se vi piace sentire soltanto l'audio oppure se vi piace anche vedere il video. E sono qua di ritorno dalla piccola pausa che ci siamo presi a cavallo tra il 2021 e il 2022. Proprio le primissime settimane di questi due anni ce le siamo tenuti in tranquillità ed ora eccoci qua pronti per rifare un altro pezzo di questa avventura incredibile, grandiosa, che è Un Lariatto al giorno. E oggi vi voglio parlare di una cosa molto interessante, perché sicuramente sarà capitato anche a voi non solo di avere una musica in testa, ma anche di sentir parlare qualche commentatore americano e dire: attenzione che questo personaggio sta facendo un Saito Suplex. Sì, Saito Suplex. Tutto nasce da Masa Saito, un lottatore che è stato davvero emblematico, una delle potenze più grandi di fuoco della storia del wrestling, perché lui ha avuto grandissimi successi in Giappone, ma anche grandissimi successi negli Stati Uniti, sia in WWF che in WCW. Ed è stato molto interessante perché in realtà lui parte dal wrestling amatoriale e negli anni 60, nella prima metà degli anni 60, esattamente nel 1964, prova anche l'avventura olimpica, quindi è stato alle Olimpiadi proprio a rappresentare il Giappone come lottatore, ed è una cosa sicuramente molto interessante. All'interno quindi di tutto il suo bagaglio tecnico proveniente dal wrestling amatoriale si è portato dietro anche questo suplex, che in realtà è praticamente un back suplex, semplicemente con una partenza diversa: anziché dalla posizione strettamente a cravatta in basso si parte un pochino più in alto abbracciando l'avversario. È una di quelle mosse che per esempio potete vedere nel repertorio, vi faccio un nome che è noto a tutti, di Bayley, lottatrice in forza alla WWE. E sostanzialmente sono in tanti però quelli a usare quella mossa, sia che la utilizzino una sola volta, sia che la utilizzino in modo regolare. Quando capita di vederla, beh, sentirete i commentatori chiamarla Saito Suplex, proprio perché è stata portata in auge. Non è che l'abbia inventata, ma l'ha usata tantissimo lui, però comunque è stata portata in auge proprio da Masa Saito. È tutto per oggi, per questo primo Lariatto quotidiano del 2022. Ce ne saranno tantissimi altri, quindi preparatevi, e soprattutto se non avete ancora ascoltato quelli precedenti, beh, li trovate sia su YouTube che su Spotify, così come i nuovi episodi che usciranno ogni mattina alle 8. Se volete poi potete venire a farci compagnia anche su Twitch, siamo lì tutti i martedì alle 18 per parlare dell'attualità del puro reso. Grazie davvero di cuore a tutti per aver seguito fino a qui, ci risentiamo ovviamente alla prossima!